La lotta al cancro, ne parliamo questo pomeriggio con una testimonial d'eccezione, protagonista, voglio far per bene la presentazione, protagonista indiscussa del tennis sui campi nazionali, ha conquistato 27 titoli assoluti, soprannominata la divina per bellezza ed eleganza nel vestire anche sul campo di gioco, prima telecronista donna della TV italiana, ma soprattutto nel 1973 vincitrice del match più importante, quello con la sua vita. A TV 2000 abbiamo l'onore di ospitare Lea Pericoli. Buon pomeriggio. Grazie, che presentazione, grazie infinite. Erano giusti i dati, Lea? Perché i numeri noi giornalisti, come ben sai, un po' li amiamo ma li temiamo. È verissimo. Tutto giusto, 27 titoli assoluti che non potrà mai eguagliare nessuno, perché non ci sono più i campionati nemmeno italiani. Nemmeno Pietrangeli, se non sbaglio, no. Vero? No, non Pietrangeli però, Pietrangeli altro livello, cioè lui è stato molto più forte di me a livello internazionale. È un altro, è diciamo, mio grandissimo livello. Amico. Beh, questo è bello ascoltarlo. Dunque, dicevo, lei a 1973... E io andrei subito con la memoria a quella data, sì. Perché da poco lei aveva vinto un torneo al Cairo, dico bene? È vero. E una nuova tappa si preparava a Monte Carlo, giusto? Sì. In questo frangente, nel trasferimento dal Cairo a Monte Carlo, passa per Milano e per un motivo o per un altro si sottopone a uno screening, è giusto? Esatto, sì, perché in realtà... io ho fatto questo screening, ho fatto questi esami perché una mia amica era morta di cancro e mi avevano spiegato che con degli esami preventivi si poteva prevenire, curare e guarire questa malattia, che allora non si poteva nominare. E facendo questo esame io sono rimasta scioccata e sconvolta, perché ero l'immagine della buona salute. Non avevo nessun sintomo, niente, e invece avevo un tumore. Quindi ho dovuto affrontare questo grande shock con una paura, perché non sono mai stata una donna molto coraggiosa. E insomma, facendo quello che mi hanno detto i medici, io in realtà sono riuscita a guarire. E 6 mesi più tardi ho rivinto il titolo italiano, che è stato un trionfo sia per i medici che per me. E da allora io sono legatissima ovviamente alla ricerca, sono felice di vedere queste azalee che domenica appunto troveremo in piazza. Quel check-up fu fatto davvero in 24 ore, quindi visita ginecologica, senologica, altre analisi. Tutto, sì. E alla fine ci fu l'esito, la diagnosi. Mentre avvenivano quegli esami, come si sentiva? No, io durante gli esami stavo benissimo, perché ero certa di non avere niente. Dopo ho avuto una grande paura, terribile paura, perché insomma, soprattutto se uno è malato e ha dei sintomi, può capito, essere preparato. Io ero veramente la persona più impreparata del mondo, ed è quello che è stato importante, perché infatti il professor Veronesi, Umberto Veronesi, venne da me perché io lo raccontavo. E allora non si poteva tanto raccontare. È vero che era avuto un tabù tumore. La parola era tabù. Cancro era una parola che non si poteva nominare. Si diceva al massimo un male, esatto. Incurabile. Esatto. E io proprio avevo questa sensazione cercavo l'aiuto del mio prossimo. Sarà banale come cosa, sarà stata sciocca, però vedevo che la gente era molto molto carina, molto gentile con me, cercavano tutti di incoraggiarmi. Certo. E insomma è stato, non dico un miracolo, ma io non sarei qui se non avessi fatto questo esame preventivo. Ecco, proprio questo, quando le dissero, forse si abbatté come una tegola sulla testa la notizia che aveva un carcinoma che andava operato perché era in uno stadio avanzato, certo. Quando le dissero appunto che doveva subire questa operazione, come l'accolse? L'accolsi malissimo, perché avevo, ripeto, uno è terrorizzato. Poi non lo so, magari c'è chi affronta le cose meglio di come avevo fatto io in quel momento,
Però diciamo che io sono convinta, perché ancora adesso ci sono tante donne che mi fermano e mi ringraziano, non è che voglia essere ringraziata da nessuno, ma sono convinta che il mio esempio ha aiutato in un momento, ripeto, in cui non si parlava apertamente di questa malattia, a risolvere tante situazioni, perché dovete fare questi esami, bisogna prevenire questa malattia e si può curare. E non averne paura di parlarne, no? Non perché... bisogna avere paura di parlarne, ovviamente nessuno è un eroe, quindi un po' di paura l'abbiamo tutti. Però ecco, qui vorrei provare a ingaggiare una similitudine azzardata. Uh-huh. Voglio dire, lei è stata sui campi di tennis con insomma, antagonisti da affrontare, e la paura fa parte delle sfide, o no? Sicuramente la paura, cioè quando dicono che, ma io credo in tutti i mestieri, tu fai il presentatore, ci diamo del tu, molto volentieri. E quindi, però quando sei davanti alla telecamera hai sempre un attimo di adrenalina, no? Veramente, un attimo fa ho detto che io ormai mi rilasso solo quando entro in diretta, ma comunque è una tensione diversa. Però è una tensione è diversa, anche perché nella vita è molto duro perdere, la sconfitta fa male, è dolorosa, mentre la vittoria è piena di gioia ed è un trionfo, la sconfitta è... Questo è molto bello, Lea. È la verità. Che cosa ci insegna appunto l'affrontare la vita mettendo in conto, ecco, quello che può accadere, è di bello, di brutto, e avere il coraggio però di ricominciare? Io credo che lo sport sia molto importante. A me il tennis ha insegnato che un 15 alla volta si arriva lontanissimo. Io quando ero molto stanca e non ce la facevo più, dicevo vabbè, adesso gioco questo 15 ingannando anche me stessa, poi esco dal campo, poi mi arrendo. E invece effettivamente un gradino alla volta, nel bene o nel male, si arriva molto lontano. Quindi è molto bello questo è molto molto importante, soprattutto per i giovani. I giovani devono credere in queste cose, e le ragazze devono fare gli esami, tutti gli esami, appena possibile, perché non è che questo male sia stato debellato completamente. Tu ricordavi che 6 mesi dopo la vittoria sul tumore ci fu un'altra vittoria, perché Lea vinse il titolo italiano e la sua vittoria fece molto clamore, è vero? Sicuramente, proprio per il fatto che questa vittoria aveva un grande significato anche per l'Istituto dei Tumori di Milano, perché era lì che loro mi avevano guarita, e quindi è diventato un po' un simbolo, un po' una bandiera. In fondo sono passati tanti anni da allora, ma io trovo tante donne, quando anche cammino per la strada, che sono carine con me, gentili, e apprezzano quello che ho fatto, che è solo doveroso. Te lo ricordi però quella vittoria, lo stato d'animo? Avevi sconfitto la malattia e avevi conquistato. È vero. Come eri nel cuore? Ero raggiante, felice, è difficile descrivere cose, poi oltretutto è passato talmente tanto tempo che è difficile ricordarle. Di acqua però, sotto i ponti, mamma mia, ne passa. Sì. Lea ha detto tante volte di aver vinto la sua battaglia contro il cancro per aver giocato d'anticipo. Spendiamo una parola proprio sulla prevenzione, perché certo. Tu eri, dicevamo prima, informissima, all'apice della carriera, quindi uno pensa agli sportivi e pensa alle persone in salute, giusto? Certo, e uno pensa che lo sportivo non possa mai cadere dentro a una trappola di quel tipo, invece no, è un inganno, quindi anche perché è un male che può essere silenzioso. È subdolo. E quando, esatto, quando lo scopri diventa tardi, se invece giochi d'anticipo puoi avere un risultato buono, come è capitato a me. Dicevamo prima, un appello alle donne a eseguire. Sì, test. Assolutamente, dovete fare questi esami, assolutamente dovete farlo. E poi non veramente senza nessun problema, perché non è che siano esami dolorosi, e soprattutto visto che ci sarà questa giornata della ricerca, vorrei ricordare ad ognuno di voi che ci state ascoltando in questo momento di fare un piccolo sforzo, anche se siamo in un momento difficile e dal punto di vista economico, ma comprate una piantina che ci date una mano. È vero, poi sono belle, sono e poi bellissime. Sono da dedicare alla donna simboliche. Più amata della vita, la mamma, per cui è vero, è un bel simbolo. È vero. So che c'è un progetto più ampio a favore proprio dei bambini malati di cancro, si chiama
Il tennis per la vita, sì. È vero? Quello è un progetto che mi sta molto a cuore e che sto curando da tantissimi anni. E cominciò molto, molto tempo fa con il professor Ravasi, che ahimè ormai non c'è più. E ho tante persone che mi aiutano. Antonio Ricci, Diego Della Valle, mi dà mi tanti soldi. Anche Nicola, Pietrangeli. Nicola Pietrangeli, perché non dimentichiamo che in fondo Nicola, anche lui un esempio, anzi ben più grande di me, perché è stato un giocatore immenso che ha vinto veramente tutto anche a livello internazionale, anche Nicola è stato colpito da un tumore e è riuscito a farcela. Quindi diciamo che nel tennis ci sono due esempi molto particolari di due campioni veramente di altri tempi che sono riusciti a superare un momento così difficile, quindi deve essere questo, deve rappresentare un esempio, credo, certo, per tutti. Nella tua esperienza, Lea, quanto è contata la grinta, la voglia di affrontare la vita, ecco, dal campo da tennis fino alla quotidianità, quella fatta anche di, insomma, di zone d'ombra, certo, di nuvole? Sì. No, la volontà conta moltissimo. Ed è quello che insisto sempre, lo sport è grande maestro di vita. Quindi imparare a stringere i denti, poi imparare anche a perdere, perché le sconfitte sono dolorosissime. Cioè, è bello vincere, facile, ma purtroppo il cammino è lungo. Questo mi sembra un messaggio proprio da non lasciar scivolare via, Lea, perché vedi, appena ci capita una piccola sconfitta siamo tentati di buttare via tutto. Stringete i denti e andate avanti, di qualunque tipo sia la sconfitta, perché il cammino di ognuno di noi è lastricato di sconfitte, persino diciamo il cammino dei grandi campioni. Adesso domani e dopodomani cominciano gli internazionali. Sì, gli internazionali d'Italia. Li seguirai? Li seguirai? Sì, io ho l'onore di essere madrina del torneo, quindi ho dei grandi privilegi, perché in fondo lo sport ricompensa sempre, cioè quello che uno fa nello sport non viene dimenticato. Questo è bello, perché in altri campi uno può anche scomparire, ma lo sport è un amico fedele che resta per sempre. E dicevi che è anche una palestra di vita per la lealtà, sì, per l'onestà, cioè... Ma sì, questo lo dico perché nella vita uno, non so, a me è capitato per esempio di fare, facevo la televisione, ho amato fare la televisione come una matta, sono stata la prima a fare per Tele Monte Carlo per tanti anni, ho fatto le telecronache, poi molti programmi eccetera. A un certo punto dall'oggi al domani me l'hanno tolto, è stata una grande sconfitta. Pazienza, stringi i denti, vai avanti, fai un'altra cosa. Però indubbiamente ho avuto una grande passione anche per quello, forse. Io ho scritto anche dei libri che amo molto, e la vita mi ha insegnato che proprio bisogna combattere, bisogna non arrendersi mai. In questo le donne sono brave, siete tutte molto brave. Una grande tenacia. Sì, grande tenacia. E questo è il messaggio che arriva da Lea Pericoli, sì, in questo pomeriggio. Allora chiudiamo proprio con lo sguardo su queste azalee. Ricordavo all'inizio il contributo minimo di 15 euro in 3.600 piazze italiane, praticamente in tutte le città, nelle grandi città italiane troverete i volontari dell'AIRC. Fate un regalo alle vostre mamme e fate questo gesto di attenzione nei confronti delle donne che lottano davvero contro le malattie tumorali. Lo vogliamo ricordare il nome di mamma? Non l'abbiamo detto? Di sua mamma. Di mia mamma? Certo. Iole. Iole. Sì, ormai non c'è più. Certo. Però, guarda. Però? A tutte le donne d'Italia, a tutte le mamme d'Italia e anche a tutte le giovani, credete nella Zalea, credete nella ricerca, aiutateci. Grazie a Lea Pericoli, grazie, e grazie all'AIRC. Sosteniamo la ricerca perché il cancro sia un male dal quale sempre si possa guarire.